Davvero saremo costretti a bere acqua di mare per evitare la siccità? Il governatore del Veneto Luca Zaia progetta un desalinizzatore, ma diciamolo chiaramente, non si può fare, è troppo costoso. Meglio restare con i piedi per terra e trovare soluzioni realistiche, anche perché il razionamento e l'autobotti in strada potrebbero presto diventare una realtà quotidiana per molte città italiane. Più del 2022, peggio di ogni anno precedente. La siccità non è mai andata via ed è qui per restare. Solo se piovesse per 50 giorni di fila si potrebbero recuperare le criticità indotte dalla siccità al nord. Ma le conseguenze riguardano tutta Italia e impattano sulle nostre vite. Ma come siamo arrivati a questa situazione? Ormai dal 2021 tre fattori hanno portato a una situazione di siccità permanente, soprattutto al nord Italia. Temperature più alte del solito, mancanza di pioggia e poca neve sulle montagne. Chiariamolo a beneficio dei negazionisti. La siccità è tra gli effetti più dirompenti dei cambiamenti climatici. Facciamoci aiutare però dalle immagini satellitari per renderci conto delle differenze tra prima e dopo. Questo è il Tagliamento. Siamo nella pianura friulana. È uno dei fiumi italiani più importanti e come si vede c'è più ghiaia che acqua. Gli altri grandi fiumi ne stanno meglio. A causa della scarsa portata, l'acqua salata del mare sta risalendo il corso del fiume Adige, finendo nelle falde. È il cosiddetto cuneo salino che minaccia le colture e l'acqua potabile. Il Po è da mesi al di sotto dei minimi storici. Pensate alle portate e delle conseguenze per l'area toccata dal grande fiume. Ma cosa si può fare contro la siccità? Ambi e Coldiretti propongono da anni il piano Laghetti, ossia 10.000 piccoli invasi e bacini da disseminare sul territorio per raccogliere l'acqua piovana e renderla disponibile quando serve. In Italia riusciamo infatti a trattenere poco della scarsa pioggia che cade. In più, quando il terreno è arido a causa della siccità, assorbe poco e l'acqua piovana semplicemente se ne va verso il mare, a volte con conseguenze devastanti, come purtroppo successo a Ischia e ancora prima nell'entroterra marchigiano. Dal governo finora solo annunci e gli interventi sui territori sono stati pochi. Da settimane si parla infatti di un decreto acqua da portare in Consiglio dei Ministri e di una struttura commissariale per gestire l'emergenza idrica. Nel frattempo, però, buona parte della produzione del Made in Italy delle colture del Nord Italia è a rischio. Se il raccolto va male, i prezzi dei prodotti per i consumatori finali possono solo aumentare. L'estate è alle porte e in attesa delle opere necessarie per fronteggiare la siccità, non resta che osservare il cielo, aspettare la pioggia e seguire alcuni piccoli accorgimenti. Dal classico chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, oppure inserire dei riduttori di flusso per risparmiare acqua fin tanto che c'è.